Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Quest'oggi, come possiamo vedere, parleremo di Pokémon Go. Quindi andiamo subito a giocare. Attiviamo subito la Roma e subito dopo attiveremo il nostro Fortunuovo. Possibilmente, ragazzi, fate questo procedimento nei pressi e nelle vicinanze di un Pokéstop. Come potete vedere, subito abbiamo attirato un Venomoth, che è un Pokémon che tra l'altro io non avevo. Ragazzi, nella sinistra vi metto tutte le evoluzioni che sto facendo, sempre inerenti allo stesso video. Infatti, come potete vedere, gli orari si sballano di qualche minuto, però è la stessa giornata perché altrimenti il video durerebbe troppo. Quindi vi faccio vedere tutti i Pokémon che ho catturato tramite il Fortunuovo, che dura, vi ricordo, 30 minuti, con tutte le evoluzioni, i nuovi Pokémon che ho catturato per salire di livello velocemente. Come possiamo vedere, già sono arrivato a livello 15, quindi ho vinto un altro Fortunuovo, tra l'altro. Devo dire che questa giornata è stata davvero fantastica perché in mezz'ora sono salito di ben due livelli ed ho incontrato Pokémon pazzeschi. Infatti, molti Pokémon neanche ce l'avevo. Devo dire che questa Roma è micidiale, attira i Pokémon in qualsiasi maniera. E ragazzi, il posto dove mi trovo, cioè, è un posto normalissimo, dove di solito girano solamente topi e uccelli, quindi con la Roma e il Fortunuovo attivi entrambi, ho l'esca soprattutto sul Pokéstop, ho attirato Pokémon di qualsiasi genere. Questa versione di Pokémon Go, diciamo, è con il secondo aggiornamento, e proprio ieri invece è uscito il terzo aggiornamento, che però non cambia assolutamente niente. Questo, ragazzi, è il penultimo aggiornamento, perché proprio l'ultimissimo è uscito ieri, che però non cambia assolutamente niente. Hanno aggiunto l'opzione che, a parte che mentre si guida e si superano i 20 km/h, esce una notifica con scritto chi è che guida, se sei passeggero o meno. E poi nei Pokémon che ci troviamo vicino, quindi nel raggio d'azione del nostro avatar, invece del Pokémon solamente ci esce un praticello dietro, cioè è un aggiornamento del tutto inutile. Comunque, ragazzi, un'altra cosa che vi volevo spiegare è il fatto delle Pokéball. Esistono ad oggi, quindi con l'ultimissimo, il terzo aggiornamento, esistono tre tipi di Pokéball: la Pokéball, Mega Ball e Ultra Ball. La Pokéball è quella più classica, dove la maggior parte dei Pokémon forti, se non gli date una bacca, scappano. Poi c'è la Mega Ball, che è più efficace e si sblocca a livello 12. Infatti adesso sono a livello 15/16 e mi si sono sbloccate le Mega Ball, che si possono vincere anche tramite i Pokéstop. Poi abbiamo le Ultra Ball, che sono ottenibili, vedete, livello 16. Poi abbiamo le Ultra Ball, che sono ottenibili a partire dal livello 20, che sono ancora più efficaci delle Mega Ball e adatte alla cattura di Pokémon rari e con molti punti lotta. Sono nere con un motivo giallo, che ben tutti conosciamo. Comunque anche le Mega Ball fanno davvero il loro lavoro, perché con Pokémon che incontriamo con il livello anche 600 di PL, di punti lotta, devo dire che sono davvero efficaci, sempre dandogli una bacca per addolcire il loro umore. Poi con l'ultimo aggiornamento, anzi dal penultimo già,
si poteva cambiare il nostro personaggio avatar, cioè che è una cosa che la Niantic non so perché l'abbia fatto, cioè invece di cambiare la possibilità di cambiare squadra che ancora ad oggi non si può cambiare. Io infatti ho scelto, come ben vedete dal video, ho scelto il team Valor. Quindi la squadra rossa che però volevo cambiare in un secondo momento, invece non c'ho avuto la possibilità, anche perché all'inizio appena ho scaricato il gioco mi diceva subito che squadra scegliere. Non sapevo che scegliere, ho scelto la rossa, così ho messo quella. E non si può cambiare, quindi spero che gli sviluppatori con l'uscita di nuovi aggiornamenti mettano anche la possibilità di cambiare appunto la nostra squadra. Comunque il team Valor devo dire che va moltissimo, anche se ho notato che girando per il mondo, no, girando per il mondo no, perché io non uso i trucchetti, diciamo, quindi girando per il paese, diciamo, ho notato che moltissime palestre fanno parte della squadra Mystic, quindi della squadra blu. Quindi se un giorno gli sviluppatori fanno uscire questa possibilità di cambiare la squadra, sicuramente andrò con la squadra blu. Comunque anche la rossa mi dà parecchie soddisfazioni. Ecco, qui ragazzi vi metterò sulla sinistra una foto che, come potete vedere, sono raffigurati tutti i Pokémon che possono uscire dalle uova. Adesso abbiamo solamente le uova da 2 km e da 5 km. Salendo di livello con i nuovi aggiornamenti si possono ottenere anche le uova da 10 km, quindi a voglia cammina. Naturalmente ragazzi, se andate in macchina non ve lo calcolo, perché se superate i 20 km orari, quindi anche se andate in bicicletta e fate 25 km orari, non ve lo calcola perché vi mette come se foste in macchina. Come possiamo vedere qui ragazzi, un giorno per botta di culo diciamo sono diventato capo palestra e ho messo Jigglypuff perché non sapevo se poi il Pokémon che mettevo nella palestra me lo ridavo oppure rimaneva là per sempre, quindi ci ho messo un Pokémon bassissimo. Poi ho scoperto in seguito che il Pokémon, quando perdi dalla palestra, quando te cacciano, insomma, che te battono, ti ridanno il Pokémon distrutto, però te lo ridanno. Quindi avevo messo Jigglypuff, comunque ho avuto una settimana di gloria, diciamo, all'interno della mia palestra, che poi è stata abbattuta dalla squadra gialla, maledetti. Un altro consiglio, ragazzi, che vi posso dare è quando incontrate per la strada i famosissimi Zubat, quindi quei pipistrelli schifosissimi, se a meno che non abbiano punti lotta fortissimi, lasciateli stare perché altrimenti vi consumano un sacco di palle. Infatti, su un sondaggio ho letto che i Zubat sono i Pokémon più difficili da prendere e sono quelli che ti fanno perdere più Pokéball, perché col fatto che volano e non si capisce bene quale sia la distanza, uno sfarfalla sempre. Beh, ragazzi, per questo video è tutto. Lasciate qualsiasi tipo di commento in descrizione e fatemi sapere anche, ragazzi, qual è il vostro Pokémon più forte ad oggi. Io il video questo l'ho registrato un po' di giorni fa, quindi adesso alcuni Pokémon sono più forti, che vi farò vedere assolutissimamente nel prossimo video. Ciao ragazzi, baci da Mario Dexter.